cavallino viveva nella stalla con la madre e non era mai uscito di casa, né si era mai allontanato dal suo fianco. Un giorno la madre gli disse: «È ora che tu esca e impari a fare delle piccole commissioni per me. Porta questo sacchetto di riso al mulino». Con il sacco sulla groppa, contento di rendersi utile, il puledro si mise a galoppare verso il mulino. Ma dopo un po' si trovò davanti a un fiume gonfio d'acqua. «Cosa devo fare? Riuscirò ad attraversare?» Si fermò incerto sulla riva. Non sapeva chi chiedere consiglio. Si guardò intorno e vide un vecchio bue che brucava l'erba lì vicino. Il cavallino si avvicinò e gli chiese: «Zio, posso attraversare il fiume?» «Certo, l'acqua non è profonda. Arriva appena al mio ginocchio. Vai tranquillo». Il cavallino si mise a galoppare verso il fiume. Ma quando ormai era pronto ad attraversare, uno scoiattolo gli si avvicinò correndo e gli disse tutto agitato: «Non passare, non passare! È pericoloso, rischi di annegare!» «Il fiume è così profondo?» chiese il cavallino confuso. «Certo, un mio amico ieri è annegato!» disse lo scoiattolo con voce triste. Il cavallino non sapeva più a chi credere e decise di tornare a casa per chiedere consiglio alla madre. «Mamma, sono tornato perché l'acqua è molto profonda», disse imbarazzato. «Non posso attraversare il fiume». «Sei sicuro?» «Io penso invece che l'acqua sia poco profonda», replicò la madre. «È quello che mi ha detto il vecchio bue. Ma lo scoiattolo insiste nel dire che il fiume è pericoloso e che ieri ha negato un suo amico». «Allora l'acqua è poco profonda o profonda? Hai provato a pensarci con la tua testa?» «Veramente no». «Figlio mio, non devi ascoltare i consigli senza riflettere con la tua testa. Puoi arrivarci da solo. Il bue è grande e grosso e pensa ovviamente che il fiume sia poco profondo, mentre lo scoiattolo è così piccolo che può annegare anche in una pozzanghera e pensa che sia molto profondo». Dopo aver ascoltato le parole della madre, il cavallino si mise a galoppare verso il fiume sicuro di sé. Quando lo scoiattolo lo vide con le zampe ormai dentro il fiume, gli gridò: «Allora hai deciso di annegare! Voglio provare ad attraversare». E il cavallino scoprì che l'acqua del fiume non era né poco profonda, come aveva detto il bue, né troppo profonda, come gli aveva detto lo scoiattolo.